Attenzione per cortesia, questa è una mostra che è dedicata al ritratto. Ritratto però come istantanea della vita, ritratto come emozione che l'artista, in qualche maniera in questo caso specifico, deve riuscire ed è riuscito a trasmettere. Per cui vedete ritratti veri e propri, alcuni di personaggi molto importanti come Levi Montalcini, altri ritratti di persone magari anonime, però che sono in grado di suscitare in noi varie emozioni. Molto spesso, la maggior parte dei casi, sono le emozioni che l'artista ha voluto comunicarci, anche scegliendo un soggetto particolare oppure appunto un'istantanea della quotidianità particolare. Vi sono artisti molto noti, in questa mostra sono inserite anche opere litografiche di Arrigoni, che in qualche maniera è riconosciuto a livello mondiale come uno dei maggiori ritrattisti almeno della seconda metà del Novecento, comunque di questo periodo più vicino a noi. Ma in realtà vi sono anche altri artisti come Visentin, che appunto citavo, ha dipinto, realizzato partendo da uno spunto dei pittori fiamminghi, la Levi Montalcini, altri come Tiziano Bonanni, che lavora nella zona fiorentina, che è anche tra l'altro una scuola molto, molto attiva, che ha dipinto in questo caso delle modelle, altri come in questo caso la pisana Graziella Andrei, che ha portato un pastello dal titolo Azzurro, che è nella prima sala, e già qui potete capire come ci sia anche una diversa capacità di interpretare anche a livello tecnico la ritrattistica, per cui si passa dalla pittura d'olio con le velature al disegno con le matite al pastello. Dal punto di vista tecnico lui usa l'olio a spatola, che lo rende sicuramente molto particolare come realizzazione. L'opera anche di Matilde Calamai, che ha realizzato soggetto prendendo spunto da quello che è il suo amore principale, quello che è l'Africa, soggetti che in qualche maniera gli danno grande ispirazione e che gli suscitano forti emozioni. Nell'altra sala vi troverete a sinistra, almeno a mia sinistra, troverete due opere, uno di Silvia Caini e l'altro di Maria Paola Cercarini, che sono anche questi, un ritratto che è l'enigma su fondo rosso, e l'altro, quello più grande, se fosse vero. In vetrina invece trovate sempre un'opera di Zambonanni, un altro di Cusciambolin, che in qualche maniera ha sicuro realizzato con varie matite, a soggetti che sono inseriti in contesti come questo, diciamo urbano, anche l'altro, un testo un pochino da studio, ma sono sempre molto, molto affascinanti e danno anche un certo spirito di libertà, proprio perché utilizzando la matita, con la matita riesce ottenere un effetto veramente di leggerezza e trasparenza anche dei corpi, sto guardando in particolare quello che è questo avvicinamento.